Siamo con il professor Cesare Sirtori, direttore del Centro di Dislipidemie dell'Ospedale di Niguarda e presidente della Società Italiana di Nutraceutica. Professore, parliamo di grassi, i grassi che fanno bene al cuore, gli omega 3. Gli omega 3 sono gli acidi grassi che provengono dagli oli di pesce. Sono acidi grassi caratterizzati da una grande fluidità. Il pesce infatti deve nuotare al freddo e se avesse grassi saturi, quelli che chiamiamo saturi, sarebbe congelato rapidamente. Si è scoperto anni fa che hanno delle proprietà importanti, per esempio abbassano i trigliceridi, riducono la tendenza alla trombosi. E in aggiunta sono fondamentali nella dieta di ogni giorno perché servono, per esempio, al bambino piccolo per sviluppare il sistema nervoso centrale e nella persona più adulta consentono di prevenire le malattie cardiovascolari. Oggi gli omega 3 sono disponibili in varie forme, si possono comprare come oli, variamente incapsulati o come una forma farmaceutica, cosiddetti etilesteri, che vengono resi disponibili anche dal Servizio Sanitario Nazionale, per esempio per il trattamento dell'ipertrigliceridemia. Le novità attuali sono che questo tipo di prodotti è stato assaggiato in diverse condizioni e si è visto per esempio che hanno una discreta potenzialità antiaritmica, riducono cioè la morte improvvisa. In campo cardiologico hanno anche un'attività favorevole sullo scompenso di cuore. Se uno assume soltanto 1 grammo di questi prodotti incapsulati offerti dall'industria farmaceutica, riesce a ridurre dell'8% la mortalità per scompenso. Ecco, quali altri consigli possiamo dare, professor Sirtori, sempre su questo aspetto legato a questi grassi che fanno bene al cuore? Consigli di natura pratica. La pratica sono di scegliere sempre grassi che siano morbidi a temperatura ambiente, molto facile. Se voi guardate, i grassi saturi, quelli che fanno male, sono rigidi a temperatura ambiente, il burro, il formaggio, i grassi della carne. Quando invece un grasso è fluido a temperatura ambiente, è il grasso che fa bene. Questo vale per gli acidi grassi che provengono dai vegetali, l'acido cosiddetto linoleico, e naturalmente per gli acidi grassi del pesce. Bene, ringraziamo il professor Cesare Sirtori, direttore del Centro di Dislipidemie e presidente della Società Italiana di Nutraceutica. Grazie Grazie a voi, professor. buona giornata.